mi devo mantenere, Tino, perché la storia di Caterina con il figlio, con Christian, è particolarmente croccante. Hai capito? Lei vive adesso in una comunità pagata dall'ambito, prima viveva in un B&B pagato dal comune, e la casa popolare che poteva essere assegnata a lei, perché lei è la prima della graduatoria generale per le assegnazioni della casa popolare, è stata occupata abusivamente. Noi siamo in via della Costituzione, perché è proprio qui che si consumerebbe il dramma di Caterina e di suo figlio e delle altre figlie che vivono in condizioni disagiate con il padre, e dove dovrebbero venire a fare i controlli in maniera tempestiva e serrata il comune. Il sindaco ha detto che viene, si chiama innamorato il sindaco, ed è innamorato della giustizia il sindaco, fidati, verranno e dovranno poi denunciare loro alla procura, e magari l'arca fa un po' più, dimostra di non essere l'arca di Noè che fa acqua da tutte le parti. Vuoi vedere che quella là? Qual è la casa? Non mi avevi riconosciuto, per questo è un po' sì che sta. Non lo so, che piano. Non lo so, Antonio. Quella lì, Non lo so. Non va la scema con me, tanto devo andare comunque, mo' mi sto fuori a tutto, quindi comunque succede il paratratto. Vabbè, tu basta che guardi, lo vedi da solo. Dove sta la scala? E quello che piano, il secondo? Piano te, secondo, quindi il piano secondo. Grazie tesoro. Ciao tesoro, ciao. Che ci fai alle donne? Che ci fai alle donne? Prima mi ha mandato a cagare con la mano. Poi ciao, hai visto il tono della voce come cambia, diventa più suadente. Sì. Ciao, non mi avevi riconosciuto. E là, secondo piano, andiamo. Aspetto qua io. O per il piano, a te per il piano che non vuoi venire, che lo so. Non c'è l'ascensore. Non sono qua, sono andati per il momento. Però tu stai facendo i lavori, no? Sì. Ti serve una cosa normale fare il lavoro, tu lo sai che sei complice di questo. Io però io sono che cosa deve dire? Non so, ma tu lo sai che sei complice di questa cosa. Tu stai facendo i lavori in una casa occupata abusivamente. Che loro si stanno facendo. Non è occupata abusivamente quella. Non è questa quella occupata? No. Come no? Ma io sto lavorando, non è che l'ho preso io da casa, che ne so io abusivamente. Questa è stata occupata abusivamente. Da due ragazzi, no, non lo so, finanziate. Io chiamo il padrone, no, a me non mi prendi, io sono albanese, prendo la camera. Non ti preoccupare. Perché c'è la mia famiglia e non voglio problemi con nessuno. Non ti preoccupare, noi non vogliamo te, noi vogliamo il padrone. Puoi chiamare il padrone. Sì, lo chiamo io, però a me, mi dispiace, c'è la bambina, c'è mia moglie italiana, sono in regole, con la telecamera. Stai tranquillo, io vorrei semplicemente che tu chiamassi il padrone. Sì, dici, sì. Vuoi venire a parlare con Antonio Loconte di Quinto Potere? Antonio Loconte di Quinto Potere. Mi conoscerà, vedrai che mi conosce. Sì, 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 sì. Chiediglielo. Ok, lo aspetto qui. Tu aspetti dove vuoi, mo lo chiamo io. Assolutamente, aspetto qui. Grazie. D'accordo? Non è questa la casa occupata abusivamente, non è, no. Evidentemente non è questa la casa, e avete visto, ci sono le porte buttate di là, perché non andavano più bene, no? E si stanno rifacendo l'appartamento così come più di piace, sì, è vero, tutta una bella rinfrescata, una sistemazione di impianti. Che ha detto? Non vuole parlare. No, è mia moglie. Ah, questa è tua moglie. Una... Questa è tua moglie. Chiudi. Noi invece vogliamo parlare con gli abusivi per capire qual è lo stato dell'arte. E come mai si può decidere di entrare in questo modo in una casa pubblica? Io intanto lo so, perché se quando viene lasciata venisse blindata e assegnata in maniera tempestiva, veloce, non succederebbe. Hai ragione, Tino. Fai saluto, hai ragione, questo te lo faccio fare. Hai ragione, non succederebbe, non avremmo inchiodato l'operaio a
fare tutti questi lavori di ristrutturazione, però ci troverà bene Caterina, no? Perché a rigor di logica dovrebbero essere buttati fuori e quindi si ritroverebbe Caterina ad avere i lavori già fatti, così per dire. Ma quando? Siamo in Italia addirittura. Ho capito, anche se questa è la casa che poi doveva essere proposta a allora, chi invece sta nella casa più grande, vive da solo e quindi fai lo changé, no? Vuoi fare lo changé? Lo changé? Oggi a me e domani a te. Ma in questo paese, oggi a me e domani a me. Sembra a me, sembra a me. Che dice? Non mi rispondi, mo ho fatto il messaggio. Ah, ok. Non mi prendi a me. Dice. Non ti preoccupare, io faccio, non ti preoccupare, stai tranquillo. Io per l'aria sono. Lo so, però capisci bene. Io ti capisco, pure tu sei al lavoro, pure tutti quanti lavoriamo, ma questo no, l'unico che qui non hanno sta in regola sono quelli che hanno occupato abusivamente e che ti stanno pagando per poter fare questi lavori. No, io c'è una bambina a crescere. Lavoro per la mia bambina. No, tu con la tua bambina non hai niente a che fare in questa storia. Parlo di chi ha occupato abusivamente. Sì, mo l'ho scritto io. Ho chiamato, non mi rispondo. Come mi chiami? Appena ti chiama, noi siamo qua. Sì, qua sono vicino, sì, sì, tempo lavoro, non ho problemi. Non ti preoccupare, lo so. Solo a me la faccia. Non ti preoccupare, non riprendiamo la faccia. Ma perché quella sta abusivamente? Certo, vedi come ne sono entrati. Non gli ho detto che il chiave. Ha perso la chiave, bella questa. Questa me la devo segnare, la chiave persa, bella, bella, veramente bella. Bravissimi. Io faccio il mio lavoro. Tu fai il tuo lavoro e lo fai bene, si vede che lo fai bene il tuo lavoro. Ah. Tu vivi in una casa? Sì, a Bari. Paghi l'affitto? 500. 500. Ti fai un mazzo così per mettere. Io lavoro 10 ore al giorno. Per mettere insieme i soldi, per campare la famiglia, per pagare l'affitto, le bollette, come farò tutti quanti. Sì. Che tu sia albanese, italiano, rumeno, giapponese, fai quello che deve essere fatto. E quindi questo è importante, capito? Non così. Io lavoro come sempre, tutta la mia vita. C'è 14 anni in Europa. E 14 anni sempre, dal primo giorno. Pagato affitto sempre, le spese. Qualunque cosa. A posto. Io non lo so che quello sta abusivo, a me basta che mi paga e non mi interessa. Assolutamente. Vieni che vieni, io c'ho il mio materiale, mi hai lasciato in chiave, non ti conosco e non mi conosci. Assolutamente. Non è le cose mie. No, 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 no. Voi ce l'avete la vostra lavoro. Ma che stai facendo? Solo l'imbiancata? No, solo la pittura, una pittura normale. Una imbiancata soltanto. Una pittura. Pomeriggio, nuovo. Mi senti? Antonio Lo Conte di Quinto Potere. Lo Conte di Quinto Potere. C'è se mi metti il viva voce, parliamo noi due. Eh? Chi ti ha chiamato, dici? Nessuno. Nessuno, da solo vengono, perché quello ci stanno in televisione, Quinto Potere. Conosci televisione? Certo che la conosce, per forza ci vedi. Sì, lui dice che non viene da solo voi. Come no? A noi ci manda Gesù Cristo. Gesù Cristo, non si conosce nessuno. Che gli dico, chi ci ha mandato? Non è qua adesso, dice. Dico, ma vuole parlare con me al telefono? Dili questo, tu dice sì o no? Quel dici, posso parlare con tua compagna? No, con lui adesso al telefono. O con te? Fai il maschio e parla con me. Ma che gli interessa a lui, dici? Come che gli interessa a lui? Perché lui non verrà ad abitare qua. No, è sua compagna. Ma come sua compagna? Dai, dai, non mi prendere per il culo, amico mio. Eh? Non mi prendere per il culo, amico mio. Va bene, quando viene dice parla con lei, va bene? Quando viene parla con lei. Sì. E lei quando viene, dopo che è finito di lavorare? Quando viene, compagna? Spettacolare, bellissimo. Domani, domani ci risiamo, domani ci rivediamo. Magari sta anche lui. Mi piacerebbe parlare col maschio della famiglia, capito? Col maschio, non con la femmina, col maschio. Che gli devo dire? Va bene, ci sentiamo, amico. Ciao. Che gli devo dire io? Niente da fare, torna al lavoro, mio caro. Come ti chiami? Tony. Tony, torna al lavoro, Tony, va. Ciao. Grazie, ciao. E speriamo che ti pagano, almeno quello. Tanto
Non hanno comprato la casa, non l'hanno pagato, non ce l'hanno pagato. A me mi devono pagare, come le faccio i lavori, io voglio il mio soldi, perché per quello vengo a lavorare. E ti spacchi male. Le mani. No, non le mani, il culo. Bravo. No, cioè, grazie. Questo è bello. No, ma quella è la verità, non è che ti devo dire io la bugia. Se lui mi dice sì, tu puoi venire. Se lui dice no, che devo dire io? Certo. Ciao. Tino. La storia si ripete ed è sempre quella, che poi quando si tratta di affrontare il problema tutti scappano. Certo. Io spero che la polizia locale arrivi il prima possibile, faccia il suo lavoro, denuncia la procura e che il comune segnali immediatamente all'Arca in modo tale si possa liberare la casa e fare quello che si deve fare, ovvero assegnarla a chi ha il diritto di abitare una casa popolare. Presidente De Nicolo, anche voi però dell'Arca, un po' più svelti nelle cose, svelti nel blindare quando vi lasciano le chiavi, svelti nell'assegnazione, in modo tale, nel riattare lasciamo perdere perché soldi non ce ne sono, quindi, ma anche nel riassegnare l'abitazione, nel liberarla affinché il comune della graduatoria possa assegnarla a chi di dovere, perché altrimenti poi succede questa, perché altrimenti poi succede questo, e mettiamo il caso che Tony fosse stato un poco di buono, può andare per i pacchio? Eh no, non può andare per i pacchio, devono esserci le istituzioni, la gente si deve poter fidare delle istituzioni, non solo perché di mezzo ci sono i giornalisti. Però sta storia, sempre che è Tino, sempre quella. La donna con i bambini, la donna con i bambini, la donna con i bambini. E l'uomo, il compagno, che non c'entra mai niente e che poi invece vive a mandare avanti le donne con i bambini. È così. Le donne con i bambini. Le donne con i bambini. E no, perché non mi capacito.